Signor Farina, per me è un onore. Signor Farina, per me è un onore poterla intervistare. Lei è considerato uno dei più grandi intellettuali del terzo millennio. La prima domanda che vorrei farle è questa. Forse è una domanda un po' impegnativa. Che rapporto ha con Dio? Siamo già nel terzo millennio? Beh, adesso non esageri, uno dei più grandi intellettuali del terzo millennio. Il mio rapporto con Dio? Liturgico, direi, liturgico. Mi piace mangiare il suo corpo, mi piace mangiarlo, ha un buon sapore Dio. Sì, è un'ottima risposta. Senta, vorrei sbrigare subito le domande più impegnative, diciamo così. Invece quando pensa alla morte, per esempio, la morte, un cervello come il suo, che pensieri le vengono in mente quando pensa alla morte? Ma sa, io e la morte non ci frequentiamo molto, quindi non ho dei grandi pensieri sulla morte. Direi che la morte, secondo me, come me la immagino io, è un piccolo varco, è un varco e non ho nient'altro da dire. E senta, quindi abbiamo parlato di Dio, della morte, e penso che i nostri telespettatori siano interessati anche a sapere il suo rapporto col sesso. Sesso anale, sesso orale, sesso digitale, sesso telefonico, se deve specificare meglio. Sesso personale, privato, sesso intimo, sesso universale, sesso cosmico, sesso terrestre, sesso celeste. Sesso anale. Ma mi scusi la domanda, forse c'è stato un malinteso. Ma io sto facendo questa intervista, com'era il titolo della trasmissione? Come? Ma nella mail che le ho mandato, gliel'avevo scritto, questa rubrica si intitola Analmente per gay intellettuali. Non avevo letto il analmente. Ma io sono un po' imbarazzato, non saprei che dire. Per gay intellettuali? Mi coglie impreparato, io non so se voglio continuare questa intervista, no. Non perché sì, non sono omofobico, si figuri, sono un grande intellettuale, no. Non potrei permettermi, il mio cervello me lo impedisce di essere omofobico. Mi scusi, ma quindi lei è culattone? Beh, io chiuderei qua l'intervista.
vigliacco. E lei è una grande delusione, signor Farina, più grande intellettuale del terzo millennio. Sa che le dico? Ma va rompo tuo colo, va.